I bulletin. Ci sono parecchi termini in questa canzone che sono curiosi, che sono un po' da scoprire anche da, proprio dal punto di vista da dove derivano delle etimologie. E si parte subito, stranamente tra l'altro questa canzone parte con il ritornello e subito nel ritornello, nel primo verso, c'è questa falabacca, che beh, falabacca è un termine che viene usato ancora oggi correntemente in piemontese per indicare qualcuno non propriamente furbo, non propriamente intelligente. E difatti arriva, è quasi una crasi, una contrazione di due parole piemontesi che sono il falurco, che indica lo sciocco, la persona appunto sciocca, e il falluchet, che invece è la persona vacua. Per cui uno che è sciocco e vacuo, che non sa di niente, diventa il falabacca, diventa proprio qualcuno che non conta nulla, non ha voce in capitolo. La cosa curiosa è che c'è l'equivalente in catalano, che è il falabrigo, ma ancora più curioso è l'etimo che fornisce il Dal Pozzo, che è questo glossario etimologico piemontese che cito in continuazione e che è stato appunto digitalizzato dalla Facoltà Universitaria di Toronto, quindi in Canada, che indica come etimologia addirittura un termine di caccia, perché sarebbe letteralmente, e può starci, il bracco che falla, per cui il cane da caccia che sbaglia la selvaggina, che non corre dietro la selvaggina. Quindi è ancora più curiosa questa come origine, perché è un termine che arriva dalla caccia che diventa un termine dispregiativo per le persone. Nel secondo verso della prima strofa, in questo caso considerato che appunto parte dal ritornello, la canzone, Cul campium am pastat ad bordia, prim plumas e prim grillo. Grillo l'abbiamo già visto parecchie volte in Borfeglio, è un termine che ricorre frequentemente, e sono le spalline con le frange, quindi si può dire che qualcuno impastato di bordia e agghindato come un figurino, quasi come una caricatura, che risiede il verme ad la gloria a fa di omini il fricandò, che è talmente pieno di se stesso, talmente rosicchiato dai vermi della gloria, bella questa immagine, anche appunto di questa persona talmente borgiosa, che fa di tutti gli uomini letteralmente carne di porco, uno spezzatino di carne bovina e di pollo, ma che però in piemontese acquista anche il significato di persone da poco, quindi mette tutti nello stesso calderone, potremmo dire. E prosegue Borfeo in questa descrizione che, seguendo la strada d'onore a travaglia per il sotor, per il becchino, finché il diavolo lo sgarbela. Sgarbela arriva dal termine sgarbel, che è lo straccio. E quindi sgarbè vuol dire, qualche significato che ho trovato sul Neo-Gribaud, è addirittura il raspare la terra dei pennuti. Per cui una figura talmente da poco che lavora appunto per il becchino finché il diavolo lo raspa via come fosse la terra appunto sgarbellata, perdonatemi il neologismo, dai polli. Quindi veramente una figura meschina, una figura da poco. E questo è Pulcinella, Pulcinella, che immagino sia Pulcinella. Nel primo verso, chiedo scusa, della seconda strofa, c'è questo bel termine che alla curt curt cas rabela. Anche rabela l'abbiamo già visto più volte, se non sbaglio. Rablesse è letteralmente il trascinarsi nella polvere delle lumache, per cui veramente una persona che si fa qualsiasi cosa pur di farsi strada. È un termine molto negativo, molto forte anche tutto sommato, per indicare, non a caso, il famoso pagliaccio, che è il pagliaccio, quello che si passatemi il termine forte, si prostituisce pur di far strada, voglio dire, che si trascina a corte in maniera untuosa, in maniera veramente come una lumaca. Ed è, insomma, pesante come termine, però ci sta. Tanto è vero che prosegue dicendo nel quinto verso che umil, timide, angrinlì.
È bella questo termine anche, è un termine che deriva dal latino gomus, e il gomus è il piccolo mucchio di terra, e quindi sì, è un personaggio che si trascina talmente per terra che che si rannicchia, che diventa quasi un mucchietto di terra per passare inosservato pur di farsi strada. È molto negativa come figura, senza ombra di dubbio. Passiamo alla terza strofa. Ecco, no, che in ogni strofa è alternato il ritornello, per cui si va avanti in questa maniera. Culca glossa, culca critica, cunnaglia magistral. Glusè fe la glossa, veramente, in realtà, è proprio criticare. Oggi in piemontese è anche in italiano, taglia i culette, tagliare i colletti, proprio quando si sparla di qualcuno. E fe la glossa vuol dire veramente criticare. Curioso, e poi da ricordare anche questo, perché è un termine che ormai è stato dimenticato, non l'avevo mai sentito sinceramente, come definizione di qualcuno che per criticare fa la glossa, per cui è da inserire nel nostro vocabolario. Molto più interessante è nella quarta strofa, nell'ultima riga si parla del povero Gironi. Gironi è la maschera, leggo letteralmente dal pozzo, perché ne dà una bella definizione, appunto, questo glossario etimologico piemontese. È la maschera piemontese, antecessore del gianduia, lo stesso tipo ma un po' più bonaccione, come erano più tranquilli i tempi in cui esso agiva sul teatro. Gironi arriva da Girolamo, dal nome proprio. Ed era proprio un po' il sempliciotto, vogliamo dire così, che poi è diventato Giovanna della Duia, quindi letteralmente Giovanni della caraffa, perché la Duia è la caraffa dove si mette il vino, e poi per contrazione è diventato Gianduia. Però Gironi è veramente la maschera antecedente Gianduia, comunque la maschera popolare fino al 700, se non sbaglio, e proprio come antenato di Gianduia, che oggi è la maschera riconosciuta a livello non solo piemontese, come simbolo del Piemonte. Per cui ricordiamolo Gironi. È una figura che va comunque ricordata nel nostro Pantheon, delle maschere piemontesi. Nella quinta strofa, si inizia subito invece con una bella definizione anche questo. Per Turin, culca sbanata archincà sull'ultim gust. Sbanate è letteralmente si agita, ma in questo caso, secondo me, Viglongo si ciondola dal Monferrino, appunto, agitarsi, passeggiare. Io sarei un po' più scurrile, se me lo permettete, perché poi dalla descrizione che ne fa proprio di questo Florindo, io direi quasi che sculetta, cioè nel senso è proprio una figura che è sculetta per la città, archincà sull'ultim gust, agghindato, anche qua lo prendo dal pozzo, ornato con affettazione sconveniente, quindi veramente un leguleio, non so come definirlo, no? Che quindi sculetta per la città, mezzo sotterrato sotto la cravatta, chiuso in questo busto, con un'aria da soubriquet. Soubriquet arriva dal francese soubriquet, e il Dal Pozzo lo definisce come il giovinetto pretenzioso. Quindi, invece il Nogrebaud ne parla come di una persona permalosa, ma in ogni caso di una nullità, quindi veramente di una figura eterea, trasparente quasi, per cui questa figura mi fa ridere, che sculetta per le strade di Torino, vestito di tutto punto, ma essendo veramente un poveretto, una persona da poco. Più simpatica invece la definizione di Carolina, la famosa Carolina che ritorna eternamente come figura di innamorata di Brufferio, che viene definita cula rusa. Rusa arriva dal latino recusare, in francese diventa ruse, e indica l'astuzia. Quindi Carolina, quella furbetta che mi ha fatto girare il cupis, che mi ha fatto girare la testa, veramente, perché il cupis è letteralmente la nuca, ma in questo caso è la testa. Ed è divertente, appunto, la Carolina cula rusa, quella furbetta, quella piena di malizie che mi fa girare la testa, che quella grinta che assomiglia fa il balsam di pastis, quella grinta che si diverte a fare di tutti i pasticci un balsamo, no? Per cui bella come rappresentazione di questa donna innamorata, che però comunque è una grinta che fa girare le scatole appunto a Brofede.
nel settimo verso della settima strofa, si parla di qualcuno, di Brighella in questo caso, Kjotanmang Ilunga Bertavela. Quindi vuol dire una figura, Kjotanmang, taccagna, e Lunga Bertavela. Bertavela è la Pernantina, che arriva, anche qua lo prendo sempre dal pozzo, dal piemontese Tavela. Letteralmente la tavela è l'arcolaio che fa l'umore continuo, come quelli di chiacchierano, 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 parlano senza neanche prendere fiato, con l'aggiunta, e questa è un'etimologia molto interessante, di ber, che il dal pozzo lo rende veramente come una particella peggiorativa. Per cui la tavela, la parlantina, l'arcolaio che fa questo rumore continuo, ber, quindi bertavela, e quindi questo parlare a vanvera, questo parlare a vuoto, appunto, di Brighella, in questo caso della maschera di Brighella. Nella strofa successiva, che è l'ultima, l'ottava, si parla di noi poveri burattas. Noi che siamo veramente un po' da la tendina col che fa il burattinè, nina c'era, nina andringa, per can fa sa recite, e noi poveri burattas. Burattas arriva letteralmente da burrata, burrata è il termine piemontese per indicare le bambole, e quindi noi siamo i burattas, siamo le vittime passive di questo burattinaio che tira le fila dietro la tendina, appunto, del palcoscenico, e a noi ci tocca fare i pagliacci, noi non tocca fare i pagliacci, con una gambade da smorfia e da sgarri finché la morta cala si pari. È molto, molto triste, molto non violento, ma comunque molto definitivo come definizione. Tanto è vero che noi aspettiamo che la morte cala al sipario facendo delle gambade. Le gambade sono le figure di danza, ma in questo caso le piroette. Per cui ci agitiamo fino all'ultimo, fino a quando la morte non decide di calare il sipario. L'ironia, tutta l'ironia che Brofeglio mette in questa canzone, quindi elencando tutte le varie marionette, i vari burattini, viene chiusata in una maniera molto malinconica, anche qua, perché poi Brofeglio ha sempre questa ambivalenza, queste due facce della medaglia, che anche davanti alle istanze più divertenti, più ironiche, più da ridere, appunto questa figura che sculetta, questo Gironi, eccetera, ci mette comunque davanti, ci presenta il conto alla fine, in definitiva. Ed è anche questo un aspetto di Brofeglio che è da sottolineare. Tra l'altro, oggi è il 17 settembre, questa poesia è stata scritta il 10 settembre del 1831, per cui siamo anche nei giorni in cui Brofeglio componeva queste canzoni. Anche questo è interessante come aspetto da sottolineare. Alla prossima.